senti tesoro, allora vediamo un po', tutto quello che dovevi fare l'hai fatto? Eh? Sì. Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale? Sì. Le persiane le hai sprangate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa? Sì. Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA? Sì. Perfetto. Bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornata a Effetto Notte a Carlo Verdone, uno dei registi più amati del nostro cinema, ha appena pubblicato questo libro, allora La carezza della memoria. Io credo che Carlo, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te. Nel titolo c'è già tutto, perché è veramente una carezza questo libro, perché ci porta in un tuo mondo personale, privato, veramente di grandi emozioni. È una carezza che volevo dare soprattutto a me stesso, visto che stavo vivendo il periodo del lockdown, del primo lockdown. Stavo riflettendo, dico, ma questo sarà un anno perso o un anno guadagnato? Come si fa a farlo diventare un anno guadagnato? Facendo qualcosa, cosa posso fare che sto segregato dentro casa? Allora, il giorno dopo, per caso, mi sono messo a sistemare alcune cose dentro casa. A un certo punto trovo uno scatolone di cartone datato 2013, sigillato dal mio compianto segretario Ivo, che non c'è più purtroppo. Non l'avevo mai toccato perché c'era la sua calligrafia, le sue cose, i suoi appunti, era un dolore per me. Prendo sto scatolone, poi mi era un dolore fortissimo alle anche prima dell'operazione, mi casca lo scatolone per terra, si rompe e però sul parquet si spargono praticamente fotografie, oggetti, lettere, appunti, agendine, oggetti, rosari, ventagli appartenenti a mia madre, montature d'occhiali, un bel foglio di una cosa che aveva scritto mio padre. Guardando queste fotografie, un po' in bianco e nero, un po' in polaroid, un po' a colore sfumate, un po' su carta lucida, un po' su carta opaca, a un certo punto c'erano tanti periodi di storia, e a un certo punto mi sono soffermato su alcuni e dopo un po' ho trovato il tema del libro. Ho fatto una selezione, ho cercato le cose più significative, più importanti per me. E ho cercato di far diventare questo racconto attraverso il passato, ma anche il presente, perché c'erano anche fotografie dell'attualità. E l'ho cercato di farlo diventare come una carezza per me. Senti, è una carezza sicuramente anche per il tuo pubblico, perché condividi con loro il libro e dedicate ai tuoi figli. Ci sono delle foto bellissime, c'è una foto di tua figlia e poi c'è una foto dei tuoi figli insieme ai cuginetti con tuo papà, no? Senti, ma è vero che i tuoi figli erano piccoli, quando erano piccoli ti dicevano che non li facevi ridere, tu che facevi ridere tutta l'Italia, poi però un giorno siete andati... Non ero capace. Dove siete andati? Non ero capace. Volevano una favola prima di andare a dormire. Ma mi venivano, non so per quale motivo, sempre favole malinconiche, perché cercavo stupidamente la poesia, in realtà dovevo dargli qualcosa di più allegro. Invece uscivano fuori i gabbiani, uno senza un occhio, un altro che scompariva, la storia di un rondone, la storia di un... Venivano storie tutte tristi, allora mi dicevo, papà sei triste, non ci dai una buona notte. E io ero disperato. Poi un giorno mi dissero, ma come fai te a fare il comico, che sei sempre serio? Che senti sto prosciutto che te, senti come dolce. Ho mangiato. Senti che sto prosciutto, ti ho detto, è dolce. È un zucchero, Sergio, lo senti? E sto olive, yeah, senti sto olive, queste sono greche, sai? Grechi. E no, ma dai, sono grechi. Sono buoni. Come so, di la verità. Sono greche. Fino a quando poi siamo andati un pomeriggio al circo, che mio padre era un grande amante del circo, uno studioso del circo, insieme con Fellini andavano sempre a vedere gli spettacoli del circo in Italia e fuori. Andammo al circo Eliana Orfei e là finalmente i miei figli risero, ma non risero per il circo, risero per quello che mi è successo a me, perché Eliana Orfei mandò poi un elefante a salutarmi. Questo elefante ammaestrato venne
a un metro da me, facendo, terrorizzando figli e genitore, e nell'alzare la proboscide fece partire una specie di scaracchio che mi centrò in piena fronte. Sembrava veramente uno sketch provato, e là morirono dalle risate. Tornando a casa mi dissero: finalmente ci sei riuscito. Oggi pomeriggio ci hai fatto veramente ridere. Senti, a proposito di ci sei riuscito, tu racconti anche un periodo molto gustoso a Torino, no? E ora non abbiamo magari il tempo di vedere tutto, però quando sei partito per Non Stop, no? Da cui poi forse un po' tutto è cominciato, un po' tutto, no? All'inizio tuo papà era contrario, tu sei andato a Torino con il Serpax, che tra l'altro era una medicina molto efficace e utile, con un zampino. Ok. Allora prendo, andrò sul vecchio Serenil. Ma dai, è superatissimo. No, non è superato. Perché questo si chiama Seralin Retard, cioè cessione graduale di chetazola nell'arco di 24 ore. Quindi per 24 ore uno è completamente coperto dall'ansia. No! No, no, con Depadol no! No, no, non puoi mischiare, sputa. Quello fu un periodo molto, molto bello. E quindi ho voluto dedicare un capitolo a Torino, perché Torino è una città che mi ha tenuto a battesimo in qualche modo. Ho tanti ricordi molto belli, divertenti. Mi divertivo molto con i gatti, erano veramente molto simpatici, soprattutto Smaila, faceva tanto ridere. Ma più che altro ho avuto anche anche il privilegio di conoscere dei vecchi attori, ormai sulla strada del tramonto. Che io avevo un albergo molto triste che era vicino al teatro Erba, e là si stava esibendo Carlo Campanini. Insomma, ebbi modo di conoscerlo ed era una persona veramente amabile. Quando seppe che stavo tentando la strada dell'attore mi fece gli auguri. Io dissi: lei è molto apprezzato in famiglia, soprattutto mia madre, la stima tanto. Fu veramente gentile. Conobbi poi Ubaldo Lai, perché questi attori poi a un certo punto facevano anche molta radio. Conobbi una serie di personaggi che avevano fatto parte un po' della giovinezza di mia madre, in qualche maniera, anziani, però fui molto contento perché ero entrato in contatto con una parte dello spettacolo che apparteneva ad altri tempi, però erano stati dei grandi questi qua. Senti, sono successe pure delle cose pazzesche, perché quando hanno eletto Wojtyła tu eri lì e pensavano che c'era il Papa Nero. Stavo in Sardegna, stavo preparandomi per uno sketch e ci fu l'elezione di Wojtyła mentre mi stavo cambiando. E al nome Wojtyła pensavano tutti che fosse un prete africano. Quindi fu preso con una certa paura, come dire: oddio, il Papa Nero, come dice la profezia. Invece poi si capì che era polacco. Dammi l'idea di un Papa africano, che mi dispiaceva tanto, ma comunque. Senti, ma Papa Francesco invece questo libro l'hai portato, no? È stata una grande emozione, ci ho messo un'ora per scrivere la dedica a casa, perché era la copia zero, che mi era arrivata la mattina stessa. Io alle 3 ho appuntamento nella sala con lui e glielo volevo regalare. Gli ho scritto una bella dedica, gliel'ho dato, lui mi ha promesso che lo leggerà, però anche se legge la dedica e basta, sarà sempre un grande privilegio. Ho conosciuto un grande uomo. Carlo, ti interrompo un momento, qualche minuto di pubblicità e poi torniamo qui a Effetto Notte, c'è Carlo Verdone e parleremo di magnanimità. Sì, è una cosa di cui forse oggi non si parla abbastanza, ma di cui abbiamo davvero bisogno. Sì, ma Dio è normale, sennò ci stiamo fino a mezzanotte. Si chiama Vecchia Rutti. Ancora non si rassegna. No, si chiama. Ci chiamiamo Vecchia Rutti, perché fino a prova contraria sei ancora mia moglie, no? Ho capito io. Cortesemente a me mi può segnare con il nome da ragazza, Enza Sessa. Ecco, adesso mi dica lei se Sessa è più fine di Vecchia Rutti, no? Ma lo dica lei. Senti, e poi comunque nel tuo libro ci sono anche degli incontri pazzeschi, perché c'è questo Silvano Ercilindro, c'è Erzaraga, io non lo conoscevo, ma insomma. E io leggendo ho detto: ma forse qui un sacco bello, Jessica Ivano c'entra. No, io non c'entrano, ho raccontato tanti spunti, tante atmosfere di una Roma che non c'è più, chiaramente.
però quella Roma degli anni 60, dell'inizio degli anni 70, di me ragazzo, di me studente, che frequentavo le bische perché mi piaceva il flipper, mi piaceva giocare a biliardo. Signori, mi hanno offerto 20.000 dollari, dico 20.000 dollari, moltiplicato per due in lire italiane sono 40 milioni. Sapete per fa che? La parte dell'antagonista, l'antagonista. Sapete chi è antagonista? O sai chi è? Conoscevo tutta una Roma dei malandrini, dei mitomani, dei megalomani. E io però intanto registravo un po' tutto quello che vedevo, tutte cose che sarebbero poi servite in film come Un sacco bello, Nel bullo, Troppo forte, Gallo cedrone, tutte cose che provengono da quelle osservazioni. Sono sempre stata una persona molto molto attenta all'apparato umano che avevo accanto, ho sempre stato curioso. A un certo punto all'altezza di quell'incrocio ti vedo proprio un motorino proprio partì proprio in volata, no? In decollo, no? E ricaschiava proprio giù in picchiata, no? Sopra c'è stava un ragazzino e la macchina, quella che gli ha data la botta, no? Per testa coda si è messa a girare così come una trottola. A un certo punto ti sento un botto, uno schianto, scendo e il ragazzino proprio finito, proprio non esisteva più, cioè fisicamente era proprio disintegrato. Ma tu devi vedere la macchina come è ridotta, ma c'è una corda, te giuro! Cioè, sei stato sempre un osservatore attento, infatti sì, avevi iniziato a cercare. Ho cercato di vivere, Io senza la gente, senza le persone, non. Che comunque ti adorano perché non puoi camminare, no? Anche questo tu lo racconti. Beh, questo quando ero ancora libero di poter guardare e osservare. No, ancora oggi, però certamente sono più abbottonati, so più io che parlo che loro, perché mi fanno tante domande, ovviamente. Beh, Carlo! Senti, ma te hanno fatta angioplastica primaria? Sì, certo. Lo stente? Ti hanno messo, dove sei fatto mettere? Ma sì, Carlo, sì. Ti hanno messo quello medicato o quello di metallo? Normale, credo. Vabbè. Senti, tu parli anche di magnanimità, sono quelle parole, insomma, che però è bello sentire di questi tempi. Io credo che la magnanimità sia un po' anche il sentimento della compassione, inteso proprio nella radice di questo termine, no? Cioè del condividere con qualcuno una sensazione, un pathos, un sentimento. È il punto più alto della dignità di un uomo. Ecco, oggi ne abbiamo bisogno, Carlo, ma tanto. Non c'è più, quindi ecco perché ne abbiamo bisogno, perché è scomparsa completamente. Oppure ce n'è poco, oppure è presente in pochissime persone. Quindi la magnanimità era uno scritto di mio padre che ho trovato in quello scatolone, l'ho letto, mi ha molto colpito. Probabilmente l'ha scritto, lo scrisse uno qualche anno prima di morire. Però era uno scritto molto profondo, un po' senechiano. E è lo scritto di una persona riflessiva, ma più che matura, che riflette appunto su un aspetto che manca al mondo, la bontà in qualche modo, la generosità, la magnanimità. Allora ho voluto ospitarlo nel mio libro, questo scritto, perché era uno scritto bello, scritto di slancio, c'è anche l'ora, la data, il mese, e mi ha colpito tanto, e quindi vedere ancora pubblicato mio padre mi ha dato veramente una gran gioia, era un atto dovuto a un uomo al quale devo tutto. Comunque io penso che la bontà e la magnanimità siano condizioni, anche se ora ci sono poco, indispensabili, cioè voglio dire, non possiamo far finta con quello che sta succedendo, in corso una pandemia mondiale che ha cambiato le vite di tutti noi, anche il nostro lavoro, forse anche questa è una risposta. E poi ci pensavo mentre ti sentivo parlare, una cosa buona è successa, perché per esempio questa cosa qui ha fatto sì che tu abbia avuto questo tempo, no? Hai riflettuto, hai fatto questo libro, magari si saranno bloccate tante altre cose, però quest'altra è andata avanti. La tua risposta a quello che sta succedendo qual è? Che abbiamo bisogno di magnanimità, abbiamo bisogno di essere uniti in qualche modo, di abbattere le differenze, ma soprattutto abbiamo bisogno, riflettendo su quello che è successo, abbiamo bisogno di rispettare un pochino di più il pianeta, no? La Terra, l'abbiamo troppo violentata, siamo troppo comportati in maniera orribile. È cambiato il clima, le foreste dell'Amazzonia, che sono il polmone del mondo, sono state abbattute, i poli si sciolgono, i pesci muoiono, i mari pieni di plastica, l'inquinamento, tutto questo porta virus alla fine. Tutta questa unione animali, i mercati aperti, il mondo che è tutta una porta aperta, senza controlli, ha portato a un'indisciplina. Quindi era evidente. Bill Gates l'aveva detto già diversi anni prima che sarebbe successa una cosa del genere, non è uno stupido lui.
Quindi tutto questo sarà una lezione per un comportamento futuro molto più disciplinato, molto più di grande attenzione verso il nostro pianeta. Assolutamente. Speriamo che il cinema ci salvi un po', perché non ci ne vogliamo fare a meno. Ci salvi e che si riapra, perché ci manca tanto, ci manca molto l'aggregazione, ci manca molto la condivisione con gli altri, ci manca molto lo stare insieme con le altre persone. 3, 2, 1 Io il morto venendo inguinale non lo voglio, eh. Io sono una classica donna fragile, cornuta, ma non è vero, io non sono fragile. Però sei cornuta. Bene, in attesa di ritrovarci al cinema, allora ringrazio Carlo Verdoni. Grazie a te. Consigliamo La carezza della memoria, veramente è una carezza, Carlo. Grazie. E ci sono tante altre cose oltre a quelle che ci hai raccontato. Effetto Notte torna la prossima settimana, voi restate là e scopriamo i film da vedere. A volte dietro una semplice parola come music, musica, ci può essere molto molto di più. Music è il nome della protagonista di questa storia, una ragazza affetta da autismo che si rifugia in un mondo immaginario in cui lei stessa e la musica svolgono un ruolo fondamentale e liberatorio. Ciao Millie, come va? Quella mia vicina è svenuta, non sento più il polso. La ragazza ha qualche familiare che possiamo contattare? Dopo la morte della nonna che l'accudisce, Music viene affidata alla sorella Zoo, una ex tossica interpretata da Kate Hudson, che per questo ruolo è in nomination ai Golden Globe e potrebbe trovarsi nominata anche ai prossimi Oscar. Ora lei ha soltanto te. Ora calmati, è tutto ok! Ehi, ciao! Non so cosa devo fare io! La diffidenza iniziale è tanta, ma poi con l'aiuto di un vicino di casa, Ebbo, Zoo imparerà a gestire se stessa e sua sorella, ma soprattutto capirà che anche nelle vite più strampalate e scombinate, amore, sorellanza, amicizia sono valori che possono giocare un ruolo fondamentale. Lei vede il mondo in modo completamente diverso da noi. E ora una bella festa in piscina! Sono felice. Alla luce del progetto c'è l'artista di fama mondiale Sia, i cui video sono negli occhi e nelle orecchie di tutti noi. Sia ha deciso di dirigere e quindi di riflettere su questa storia con il suo stile, suscitando però non poche polemiche negli Stati Uniti, in particolare per la rappresentazione apparentemente stereotipata della giovane protagonista affetta da autismo. Il dibattito è aperto, ma è di parere completamente opposto in Italia. Solo per fare un esempio, Gianluca Nicoletti, che come noto è padre di un figlio affetto ad autismo, che dalle colonne della stampa difende la pellicola e anzi apprezza che un artista di fama mondiale come Sia abbia deciso di interessarsi all'argomento affrontandolo a modo suo, ovvero con la capacità dell'immaginazione. Può anche darsi che in Music non tutto convinca, sicuramente Kate Hudson è bravissima in odore di premi, eppure il film emozione fa riflettere e in qualche momento disturba anche come la vita, per quanto possa essere riletta con tutta la forza e il coraggio dell'immaginazione.